sapete che il concetto di bene comune è tipico della dottrina sociale della Chiesa. La prima formulazione la troviamo nei padri della Chiesa, terzo secolo e quarto secolo dopo Cristo. I padri della Chiesa, soprattutto Basilio da Cesarea. E Basilio da Cesarea, che era il vescovo di Cesarea, che scrive questo libretto, che dovreste ristamparlo, è intitolato Sul buon uso della ricchezza. È bellissimo. E fa capire cos'è il bene comune con questa metafora. Prendete un pozzo dove c'è l'acqua. Se noi attingiamo l'acqua, la sorgente sottostante la ricrea e quindi noi possiamo distribuire l'acqua a tutti coloro che se ne servono per esigenze vitali. Se invece non si attinge l'acqua, dopo un po' questa marcisce e quindi diventa inservibile. Così è, lui dice, la ricchezza. La ricchezza è come l'acqua del pozzo, deve circolare, perché solo così produce il bene comune, cioè il bene di ciascuno e di tutti contemporaneamente. Questo libretto ha la data del 370, non 1300, del 370 d.C. La stessa cosa se voi leggete Ambrogio, Ambrogio di Milano, pure scrive delle cose molto interessanti. Allora, il punto qual è? Che la logica del bene comune è sostanzialmente che è questa: io devo stare bene, perché chi ama il bene comune non vuole il pauperismo. Lo so che qualcuno ve lo dice e dopo voi ci credete, non date retta. Chi difende il bene comune vuole il progresso, vuole solo che vuole, io voglio stare bene assieme a te. Cioè io devo rendere compatibile il raggiungimento del mio benessere con il tuo benessere, né contro il tuo, questa è la logica del bene privato, ma neanche a prescindere dal tuo bene, che è la logica del bene pubblico. Quindi il bene comune supera sia la nozione di bene privato che quella di bene pubblico, perché ricerca le condizioni, che sono condizioni di armonia, per rendere compatibile il perseguimento dei beni delle diverse persone. Ed è questo il motivo per cui oggi torna di nuovo, anche se devo ammettere è difficile realizzarlo. Ed è questo il motivo per cui abbiamo bisogno della forma di impresa cooperativa. Sul bene comune, noi non dobbiamo andare a guardare lontano, basta guardare l'articolo 3 della nostra Costituzione, che è la sintesi più bella del concetto di bene comune, perché è la confluenza delle tre grandi famiglie culturali del nostro paese alla fine della guerra, quella liberale, quella cattolica e quella socialista. Nell'articolo 3 si dice: è compito della Repubblica, non del leader, non del mercato, ma la Repubblica, che per noi dell'economia civile sono le quattro mani: Stato, mercato, cittadinanza attiva e imprese responsabili, di cui le banche di cooperativo sono un pilastro nel settore finanziario. Rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle persone. Quindi il bene comune sta nell'essere levatrici delle energie e della generatività dei cittadini, e questo piace ai liberali perché è la rimozione di lacci e lacciuoli, piace ai cattolici perché è il concetto di bene comune che viene dalla dottrina sociale della Chiesa, e piace anche alla visione socialista perché è il tema delle pari opportunità, della lotta alla diseguaglianza.